Questa prima serata con Robby e Vedi e Marco Barra Web, vi parlo un attimino dello strumento per monitorare il tempo al suolo sia le stazioni meteorologiche. Che cos'è una stazione meteo? Una stazione meteo è un insieme di strumenti che misura che permettono di monitorare le condizioni fisiche dell'atmosfera in un dato luogo per un tempo indefinito relativamente ai suoi parametri fondamentali, fini meteorologici e climatici. Ci devo sottolineare che questi strumenti non sono in grado di prevedere il tempo. Quello lo fanno i previsori, i meteorologi, i professionisti, e ultimamente anche dei computer che potete vedere su vari siti di meteo, tra di meteo, eccetera, eccetera. Lo conoscete meglio voi di me, e non ci guardo. I componenti principali di una stazione meteo sono il sensore di temperatura, spesso accoppiato all'igrometro, infatti il sensore si chiama termoigrometro, che servono a misurare sia temperatura che umidità, il barometro per misurare la pressione dell'aria, l'anemometro per la misurazione della velocità del vento, la banda a ruota per monitorare la direzione del vento e per ultimo, non infatti importante, il pluviometro che serve a misurare la quantità di pioggia caduta. Tante stazioni hanno anche altri accessori secondari come quello che cattura i raggi UV per riuscire a diciamo a calcolare il grado di dei raggi e altri accessori secondari. Allora, l'azienda leader è americana e si chiama Davis e la stazione più famosa in commercio è la Vantage Pro 2, che è quella che ho a casa io e che c'è anche il metro libero che ha parlato prima della leader, e costa circa, se lo volete comprare in Italia, costa circa 900 euro, quindi costo abbastanza importante. Comunque, tramite questa stazione stiamo facendo appunto il toto temperatura nel forum e appena la stazione del TPJ rileverà la prima temperatura negativa poscante, in palio ci sarà un premio da dare a chi ci entrerà. Un'altra mini stazione meteo. Esatto. Perché è sempre una costosa, però è sempre buona da tenere in carta. Per permettere che una stazione meteo rilevi dei dati definiti corretti, ossia statisticamente coerenti, omogenei e consistenti con quelli delle altre stazioni meteorologiche, per consentire eventuale uso ai fini di indagini climatiche, occorre seguire delle precise norme di posizionamento della stessa. Insomma, occorre seguire una norma dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, per questo si chiama norma OMM. Sensore di temperatura e umidità devono essere all'interno di un apposito schermo solare passivo ventilato, che costa sui 100 euro, poiché in assenza dello schermo solare il termometro non rileverebbe la vera temperatura dell'aria, ma quella del termometro stesso riscaldato dalla radiazione solare incidente il termometro per assorbimento. Il termoigrometro deve essere installato ad un'altezza di circa 180-200 cm dal suolo. La stazione deve essere installata su un tappeto erboso naturale, tagliato di frequento, su un tappeto sintetico di colore verde che simuli il prato reale. I sensori del vento devono essere posti ad un'altezza, in teoria di 10 metri, ad una distanza pari a 10 volte l'altezza dell'ostacolo più alta per evitare turbolenze. Questa è la mia stazione meteo. Si vede in piccolo, è questa. Praticamente la stazione meteo a norma OMM, tranne che per l'anemometro, che non risulta essere a norma perché non è situato a 10 metri d'altezza, ma ciò non inficia moltissimo il monitoraggio, perché abitando in una conca i dati relativi al vento non sono così importanti come invece lo sono per esempio nelle stazioni presenti in pianura. Ho finito, abbiamo finito. Adesso passerei la parola a Nino, che è il boss che è me.